Blues at Work, eccoli qui per noi, per Anime di Carta, questo festival internazionale che riprende alla grande in questo 2021 all'interno del Salsedine di Fiumicino. Siamo tantissimi artisti in uno spazio veramente grande, 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 un bel palco. Allora carissimi, ditemi un po' che cosa porterete stasera qui per noi. Blues è un, per finire, una sorpresa, dai, in italiano. I brani, 4 brani in inglese e uno in italiano per questo gentile pubblico. Bene, bene, bene. Invece con il nostro veterano qui, che cosa, diciamo, possiamo dire per i nostri ascoltatori in radio e in TV? Il veterano, per questione di età, sicuramente, nulla. È un gruppo amante della musica. Facciamo musica, ci riuniamo, stiamo giornate intere insieme, perché abbiamo fortunatamente una location che ci permette, tra l'altro, una location che è la Magione, è vero, di Simona e il chitarrista Gianluca, e dove abbiamo una sala prove, un ampio giardino, quindi si fa musica, si studia, si ricercano i suoni, si fanno anche delle braciate micidiali, delle mangiate, per cui niente, questo è coniugare la musica con la vita quotidiana, cercando di renderla il più piacevole possibile. E stiamo uscendo da questo momento, momento che è durato fin troppo, diciamo, critico, e grazie ad Emanuela, grazie a te, tesoro, che appunto ci permetti di poterci esprimere, di poter portare su dei palchi, questo lo dico sinceramente, sempre importanti, il frutto della nostra passione. Tutto qua. Ma io ringrazio voi, davvero devo chiedere scusa a tutte le persone che volevano venire oggi ad esibirsi, erano più di 60 richieste. Io ho cercato di mettere giustamente coloro che hanno frequentato un po' di più Anime di Carta in tutti questi anni, quindi ho dato la priorità a voi e agli altri che ci sono qua in sala. Quindi scusa a tutti coloro che ci seguono, ma verrete presto nelle prossime serate. È normale che io abbia voluto dare una maggiore spinta a coloro che ci hanno seguito per tanti anni. Quindi io ci credo davvero in voi, nella vostra musica e in questo sodalizio d'amicizia e di note. Grazie, grazie mille. Non finiamo mai di ringraziarti, perché ovviamente sei una realtà importante su Roma e non solo. Per cui questo te lo riconosciamo pienamente. Grazie ancora, grazie. Bene, allora dopo, ma nel frattempo facciamo un change, facciamo venire qui gli altri ragazzi della band. Sì, andateli a chiamare, così almeno li facciamo vedere ai nostri amici. Eccoli, stanno arrivando, li integriamo in questa intervista senza fare lo stop. Venite, venite, gli altri elementi. Oh, chitarrista e armonicista, ci stava suggerendo il nostro amico. Quindi prendete i posti degli altri due, avvicinatevi a me, così mentre fanno delle prove qui sopra diciamo qualche parola e poi vi mandiamo direttamente in TV. Allora, cominciamo con te. Mi fai fare un giro con questo microfono? Mi presento così. Grazie caro, un modo molto originale e particolare per presentare questo grandissimo artista che tra un po' salirà sul palco. Vogliamo dire anche nome e cognome? Sono Ferlito Gildo, di origine siciliana, però mi muovo in tutta Europa per lavoro, musica e quant'altro di coinvolgente. Bravo, guarda, sei veramente un personaggio, anche cinematografico direi. Cinematografico, sì. Se lo dici te, ce credo. Bene, bene, bene. Naturalmente ci scusiamo con i nostri ascoltatori perché c'è qualche fischio, giustamente stanno facendo il soundcheck. Noi approfittiamo di questi momenti così per poter parlare con i musicisti. Vieni, vieni un po' più vicino, così almeno non giriamo il microfono proprio verso la cassa. Un pochino più qua. Dici un po' di te, che cosa fai nel gruppo e soprattutto, ecco, nome e cognome.
Sì, abbiamo riunito tutti appassionati di musica blues per poi continuare con altre avventure, insomma, non solo blues. Esploriamo diversi stili musicali, ci piace un po' sperimentare, errare in vari generi, insomma. Bene, allora grazie, voi siete in quattro, tra un po' sul palco, anzi cinque, ne manca uno allora nell'intervista. Dopo. Adesso vi lascio direttamente alla band che è qui dietro, loro si presenteranno, diciamo, in todos.